Diceva ai contadini: voi siete degli uomini e dovete essere fieri delle vostre idee. Voi siete l'anima di una civiltà eterna, di una civiltà che continua a vivere. E eravamo nelle lotte per l'occupazione delle terre. In alto Irpinia, con altri compagni. E poi questa mia aspirazione verso un cinema dell'uomo, verso un cinema delle cose, dei cinedati. Credo di aver visto poche persone così appassionate nei confronti del cinema come mezzo di conoscenza, di educazione, anche come possibilità di essere un mezzo di trasformazione delle cose del mondo. Rimarrà quasi nella dimensione della leggenda questo festival, con l'arrivo di cineasti, registi, capeggiati da Pierpaolo Pasolini, e sull'altopiano della Cena, questo luogo splendido ma quasi inaccessibile. Un clima che negli altri festival non si incontrava mai. C'era molta più gente del previsto, lo schermo era all'aperto e a un certo punto, siccome non c'era più posto, furono messe delle seggiole anche alle spalle dello schermo, per cui metà pubblico vide il film per dritto e metà lo vide per rovescio. E lì fui molto contento non solo di andarci, perché il Cenodoro lo conoscevo tramite le notizie giornalistiche e i racconti di quelli che lo avevano frequentato, ma fui anche in quel caso abbastanza contento di una segnalazione che alla Cena d'Oro fecero di Sera Maestra, perché la Cena d'Oro era sicuramente uno dei pochissimi festival che esistevano in quel momento in Italia che perseguisse un indirizzo preciso, non accogliesse indistintamente qualsiasi genere di film purché di successo, ma anzi cercava di scegliere proprio quegli esempi di cinema che per esempio il mercato economico non faceva arrivare. Il cinema ha tutte le battaglie da compiere per giustificare una propria funzione, e la prima è che non sia più un cinema di delega, come si dice, un cinema di sempre di un'elite che va a istruire gli altri, no? E quindi è una classe che istruisce poi le altre classi attribuendole dei complessi di inferiorità, ma proprio il contrario. C'era un camminare insieme fra Marino e Zavattini, perché Zavattini non ha mai pensato che il neorealismo fosse finito quando Andreotti, all'epoca di Umberto D, disse basta col neorealismo. Tanto è l'una per capire che non si può morire. L'atmosfera, ecco, che non ho dimenticato, perché ripeto, nei due film, sia C'eravamo tanto amati che Splendor, quelle atmosfere di La Cena credo che mi siano servite, sedimentate. Penso che tutti coloro che hanno assistito alla Cena d'Oro si siano educati, semplicemente sia stata una palestra di educazione all'arte, avere la capacità di ascoltare qualcosa che non è immediatamente, facilmente comprensibile. Oggi posso ben dire che fu proprio Ladri di biciclette a determinare il corso di tutta la mia vita futura. Credo che tutti questi elementi siano elementi che
contribuiscono sempre di più a rendere il, diciamo, antagonista il Laceno rispetto poi a, alle istituzioni locali che avrebbero dovuto sostenerlo. Di questi filmacci bene ha detto un giovane cattolico di grande avvenire vicino a De Gasperi: i panni sporchi si lavano in famiglia. Giusto, ben detto. Il professor Palumbo fomenta l'odio sociale. Fanno nei confronti della Ceno d'Oro un'operazione analoga a quella che Andreotti fece nei confronti del neorealismo. A un certo punto li si impedisce di vivere. Noi qui stasera abbiamo visto un film stupendo! Nico! Fammi parlare! Il preside, Nicola! Con i suoi cessi e con i suoi stracci, sì signore! Esso ci fa riconoscere i veri nemici della collettività, proprio dei falsi difensori della grazia, della poesia, del bello e di tutti gli altri ipocriti valori della vostra cultura borghese! Questa avventura è stata giocata contro tutti, costantemente contro tutti. Sentivo sempre il senso nei discorsi di Marino di lotte molto dure per portare a termine, per portare poi ogni anno a compimento questa operazione. Thank you.